per i 10.000 serbi di Trieste oggi si festeggia il Natale. Vediamo il servizio di Lucio Bondì. Per chi non ha adottato il calendario gregoriano, oggi è il 25 dicembre, giorno di Natale. La comunità serbo-ortodossa di Trieste si ritrova dal mattino nella chiesa di San Spiridione Taumaturgo per celebrare una delle festività più importanti del cristianesimo. Ci si saluta dicendo «Gesù è nato». È veramente nato, si risponde. In piedi i fedeli partecipano al rito liturgico. Il canto del coro si alterna a quello del reverendo Raško Radović, che poi legge l'enciclica del patriarcato serbo-ortodosso. Parole di pace, tolleranza e convivenza. Un messaggio incarnato dalla città di Trieste e dalla sua comunità. Noi abbiamo ereditato una bella convivenza dei nostri antenati. Continuiamo in questa strada, vivere con gli altri in pace, in concordia. Possiamo dire che siamo una città che, ripeto sempre, modello della convivenza, della vita e della pace, del vivere e condividere bene e male con l'altro è vicino. Alla funzione anche cattolici e ortodossi russi, ucraini, montenegrini che festeggiano oggi il Natale. Una giornata che la comunità serba, che conta 10.000 persone, la più grande d'Italia, vive in modo sentito anche prima e dopo la funzione. Si festeggia in modo solenne nelle case, nelle famiglie, dove cerchiamo tutti quanti di aprire il suo cuore al Gesù appena nato, al Gesù bambino. In ogni casa, ogni famiglia presenta una grotta dove nasce Gesù. C'è una tradizione antica dove si porta dentro la paglia, si porta un ceppo, un brano di quercia per riscaldare la grotta, per farla più comoda per Gesù appena nato.